amici, ben ritrovati. Questa sera ci divertiremo. La settimana scorsa abbiamo parlato di ciclismo con il presidente della federazione, con il CT, con tanti amici, e questa sera ci occupiamo di un argomento di straordinaria attualità, cioè alimentarsi nello sport. È la puntata numero 22 di Fantini Club Live, il nuovo modo di comunicare. Ringraziamo tutti quelli che sono con noi, quelli che condivideranno con noi questa serata. E salutiamo gli amici di OA Sport, di Della Rivoli, tante piattaforme. Insomma, il mondo è cambiato nell'epoca del lockdown e adesso comunicare è anche più semplice e soprattutto sono state tolte tutte le barriere. Passo subito a presentarvi i nostri graditissimi compagni di viaggio di questa oretta che condivideremo insieme. Inizio da un grande chef stellato che è Giancarlo Morelli. Ciao Giancarlo, sono molto molto contento che tu sia con noi questa sera. Come stai e dove sei? Perché io lì vedo la cucina. Ciao a tutti, è un onore grandissimo partecipare questa sera al Fantini Club. Per me, che ero un fan di Fantini sia da tempi non sospetti, no? Anche se non ho la faccia da sportivo, ma ho la faccia da cuoco proprio in tutti i sensi. Questa sera mi trovo nell'ultima nostra creazione, che è il Bulkel Morelli, che si è sito nel centro di Milano, in zona, diciamo, Chinatown, no? Mi trovo qua in pasticceria, in questo momento, nella nostra pasticceria, perché sto facendo servizio, ma non potevo mancare a questo appuntamento così importante. Allora, io che so dove sei, conosco benissimo il tuo locale, sei in fondo via Nicolini, insomma via Paolo Sarpi, perciò insomma andateci, è un posto, vale la pena di andare a Giancarlo. Parleremo ovviamente dei tuoi locali, plurale, parleremo, visto non è vero che non sei uno sportivo, sei un grande sciatore, un grande golfista, parleremo anche di Risto Golf, che lo dico, una figata pazzesca, perciò voglio dire, sono appena stato alla tappa di Colli Berici. Arriviamo subito Giancarlo, finisco il giro. Allora, Giancarlo, mi piace moltissimo questo dialogo fra di voi ad alto livello, mi piace molto. Ho anticipato che sei un grande appassionato di golf, nonché uno degli ideatori di Risto Golf. Non tutti sanno cosa è, ma adesso vi illuminiamo d'immenso, perché vi dico solamente che se amate il golf, giocare all'aria aperta e stare bene, mangiare e bere benissimo, il Risto Golf è il vostro alveo naturale. Vediamo Matteo cos'è. Avete visto innanzitutto quanti sponsor che affiancano questa bellissima iniziativa. Giancarlo, cosa è? Abbiamo visto molti chef importanti, abbiamo visto anche tre stelle stellato, il tre stelle, Chicco Cerea, che è il presidente tra l'altro di Risto Golf, tu sei il vicepresidente. Cosa è Risto Golf, Giancarlo? Ma Risto Golf è un modo diverso per cambiare un po' e l'approccio a questo sport, che è uno sport che ancora che deve trovare uno sviluppo che si merita, perché nel mondo è un gioco che è frequentatissimo, tant'è vero che io da immigrante nel 1977 ho preso in mano la mia mazza da golf e me la diede in mano in America un lavapiatti indiano, perciò questo è il sunto dello sport più democratico che ci possa essere, perché con il vantaggio che ti dà l'handicap io posso giocare contro il più forte giocatore al mondo, con contro un Ram, per dire che ho già vinto gli US Open, e potrei anche cercare in qualche modo di portarlo alla 18ª buca in un match play. Risto Golf vuol dire stare vivere assieme, vivere all'aria aperta e soprattutto godere di un momento meraviglioso, quello che è la natura abbinata al cibo, al buon cibo, da dove arriva, cioè la natura ti dice da qui arriva il grande ingrediente, io te lo trasformo e te lo preparo in questo momento coi piedi sull'erba. Cioè questo è un po' un concetto
che deve far riflettere un po' tutti, ma noi abbiamo dall'altra parte Fantini, che è un genio su quello che è stato lo sviluppo degli sport da mare, dove erano impensabili fin quando lui non ha dato questa sferzata. Perciò il movimento aiuta un po' tutti e noi abbiamo bisogno che lo sport sano sia assolutamente portato, che sia alla portata di tutti, ecco. Allora, io ricordo che è stata fatta la prima tappa ai Colli Iberici, bellissima, lo dico a Guido e Iade, non so se siete golfisti, però c'è questa caratteristica: ogni tre buche c'è una cuvetta dove si mangia e si beve in maniera paradisiaca, perciò già arrivare alla buca 6-9 è complicato, arrivare alla 18 è... Fabri, aggiungono difficoltà al percorso. Fabri, non è vero, perché siamo come serio i ciclisti che devono continuare a alimentarsi con gli sforzi, no? C'è una cosa così, tac-tac, cioè che arrivi, fai le salite, tu arrivi perfetto, cioè arrivi alla fine 18 buche che non senti niente, sei un fiore. Sì, esatto, non senti niente, Giancarlo, che il problema, ragazzi, non è mangiare, e si mangia benissimo, il problema è quello che si beve, e siccome si beve benissimo, vi lascio immaginare, dopo 6 buvette all'aperitivo, perché dopo c'è anche la cena, dopo c'è anche la cena, con Giancarlo e qualcuno dei suoi adepti mi fa da mangiare. La fase di motivazione all'inizio di ottobre a Milano Marittima, perciò al bellissimo golf club di Milano Marittima, eccolo qua. Dico a chi ama il golf, c'è molta acqua, perciò portate delle palline, perché lo chiedo anche a Claudio, che è un golfista e che gioca lì. Quante palline porti quando vai a giocare, Claudio? Un bel po'. Direi di sì. Infatti ho degli amici che quando si abbassa l'acqua vanno a raccogliere le palline, perché ce ne sono veramente tante, guarda. Specialmente nelle blu, poi nel giro delle blu. Percorso blu, lo dico per Riadere e per Guido, vuol dire, dovrete venire a giocare, ragazzi, perché è bellissimo. Poi devo dire, con questa motivazione posso venire anche a sfidare Tiger Woods, però perché sono finalizzato al cibo. Però posso dire, non c'è Ryder Cup che tenga, non c'è Major, è il torneo più bello del mondo, Risto Golf. Lo dico da chi c'è andato, ho giocato 3-4 volte, non 3.000, però ragazzi, cioè, sono esperienze veramente indimenticabili.